Signor Parroco Baror, chiede di voi, lei che ne pensa? Ma nel senso, la mia esperienza, diciamo, è successa a Miami Beach e con la mia telecamera ho ripreso questo oggetto di scovale che si smaterializzava e si materializzava. E ce l'ha lasciato così? Sì, l'ho lasciato lì, filmato. Vediamo un attimo, che grande, vediamo un po' che è. Questa cosa che... è uno scoop, eh? È uno scoop. Ecco. L'effetto. Secondo me è un UFO. Proprio ci giurerei, io sono dalla parte del Signore. Questo tipo di cose però, non provano nulla perché possono essere una cosa qualsiasi. Per avere una qualche testimonianza certa che si dà intanto di oggetti con altri non identificati. Ci vuole molto di più, questo significa, può voler dire una cosa qualsiasi, un fenomeno fisico. Ma devo considerare una cosa, che in quel periodo che avvistai questo oggetto di scovale, era gennaio del 1998, e qui dopo trovai questa rivista con su, diciamo, state avvistate in Florida tutti questi oggetti. Volevo sentire anche voi che ne pensate. Hai capito cosa ho detto? Lui se l'aveva già detto come andava a finire la giornata. Sì, effettivamente sì. L'aveva già avvertito. Comunque per lo scienziato basta che guardiate in internet, cercate Estalen, con i motori di ricerca, una località della Norvegia dove dal 1980 ci sono continuamente avvistamenti di UFO e ci sono un sacco di università e quindi scienziati che sono andati lì a studiare il fenomeno va avanti tuttora. Noi tra l'altro di queste cose ne parleremo anche a Milano il 18 di novembre, è all'Auditorium Bonola, che è una zona centrale di Milano. Sostiene lui che in quella in Norvegia l'ho sentito, me l'ha detto di sempre. Parla quella di Marte, proprio. Parli. Chiami il permesso. Ti attento, dica quello che deve dire. Ma l'aspetto curioso della faccia su Marte è che effettivamente non sono stati gli ufologi a tirare fuori questa storia, ma un gruppo di scienziati che lavoravano per la NASA. Questa è possiamo vedere quella fotografia, ma giocate nella vostra di quella casa. Foto che ha il signore Richard Owen è un naturalista che lavorava per la NASA, Errol Dorn è un cartografo, sono astronomi, tutta la gente della NASA, sono loro che l'hanno detto, non noi. Quindi la responsabilità eccola è la. Adesso poi magari ognuno avrà il suo pensiero, la sua esperienza, tantissime cose. Ma quello che dicono questi due signori, no, purtroppo non ce l'hai neanche fatto. Perché io sarei curiosissimo di vederli queste cose. Cosa stai dicendo lei? Ma non è vero. Io, per esempio, diciamo che non c'entro niente, non sono nessuna scienziata, quindi vorrei dire Patrice che mi sta dicendo. No! Però, no, mi ha detto così. Però io ho avuto un'esperienza, mio padre è un militare, un generale di aeronautica polacca. Diciamo 4 anni fa è accaduto che in un poligono hanno ripreso un oggetto strano e prima hanno fatto vedere questo oggetto su videocassetta a mio padre, l'hanno guardato e questo era spedito poi in Varsavia, poi chissà dove è finito. E poi è successo tantissime volte. Io l'anno dopo, quando è successo, sono andata in suo ufficio, ho trovato, adesso mi sente, comunque in Polonia non pensa. No, sono andata e ho visto, lui ha iniziato le ricerche. Una cena con Luisa, certo, ottimo, Serina quando vuole, anche stasera. La regola è adesso che possiamo parlare tutti, perché che cosa è? Ecco, niente, ho visto, sì, ho trovato una cosa, erano tutti, come si dice, dei files, no? Dei files, tutti top secret che non erano più, però comunque tutte le ricerche sull'UFO e c'erano di tutto il mondo praticamente, di NASA, di tutto il mondo, di America, tutto il mondo. Io ho visto queste cose e questo ha cambiato la mia vita, perché io non aspetto, io prima ero credente e non sono più, perché cioè io non voglio più, poi ho lasciato questa cosa perché ha trovato, non lo so, ha creato troppa confusione. Ho visto delle foto,
5 minuti su quello che ho visto, okay. Tutte le foto di, che vuol dire di alieni, ho visto tutto. Dica. Ma ci dica solo una cosa, visto considerato che la signorina ha specificato il suo padre militare, no? Dico a tutti i militari di volgare queste cose, di far sapere alla gente che ci sono. Ecco, succede così, che li mandano e poi alla fine nessuno vuole creare confusione. Diciamo adesso, Clinton si alza e loro dice sì, ci sono alieni. Questo è un casino, diciamo. Credo una confusione pazzesca, perché poi ci sono le religioni, ci sono quelli che non credono, che non hanno però il fatto che io però, ho conosciuto dei militari, diciamo, che sono in pensione, ha specificato che hanno visitato la tomba, poi gli abbiamo fatto un contributo per andare a Chiellizzoni, ecco, lei fa...